Palermo occupa la 15ª posizione con 26 punti, 4 in più del terz'ultimo posto, e buona parte delle speranze salvezza del rosanero sono riposte nella vena realizzativa di Alberto Gilardino. Centravanti d'area di rigore, Gilardino è esordito in Serie A nel 2000, quando da appena 17 anni vestiva la maglia del Piacenza. Da quel momento la sua carriera ha vissuto una fase di stallo durata 3 stagioni, durante le quali con Hellas Verona e Parma non riusciva a giocare e soprattutto a segnare con continuità. È bastata la cessione di Adriano all'Inter nel gennaio del 2004 a scuoterlo e garantirgli i riflettori della ribalta. A fine stagione, infatti, chiuse con 23 gol. Dopo un ulteriore campionato in Emilia, è arrivata la chiamata del Milan a suggellare un'incredibile parabola ascendente. Ancora tanti gol, anche con i rossoneri, una Champions League vinta e in mezzo il Mondiale del 2006 con la nazionale azzurra. Poi il passaggio alla Fiorentina, sempre in doppia cifra, sempre in gol con l'istinto da rapace ed area di rigore. Lo stesso continuato a mostrare anche un gradino più in basso con le maglie di Genoa e Bologna. La breve parentesi cinese al Guangzhou di 2 anni fa lo ha convinto che forse avrebbe potuto ancora dire la sua in un calcio più competitivo, quindi il ritorno in Serie A, dove, pur alla soglia dei 33 anni, continua a seminare il panico tra le retroguardie avversarie, giocando sempre alla sua maniera, sulla linea del fuorigioco, sfruttando il minimo errore dei difensori e scaraventando il pallone in fondo al sacco. In questa stagione ha segnato 7 volte, toccando l'incredibile quota di 185 gol nella massima serie, dietro solo a mostri sacri tra cui Del Piero, Baggio, Meazza, Nordal e Totti. Speriamo sia sazio, ricordando che il solito, prevedibile e non quotato bonus contro la Roma lo ha speso già nel match d'andata.